Ciao raga e benvenuti in questo mio primo video in cui finalmente registro la mia voce e andremo a classificare i brawler che secondo me sono forti o scarsi e anche a seconda se mi piacciono o no. Allora, qui ci sono tutti i brawler e partiamo magari da Mr. P. Mr. P non è un brawler che mi fa impazzire, quindi io lo metto su incoerente. Poi Rosa, raga, Rosa è difficile, però io la metto su equilibrata, dai, equilibrata perché non è né forte neanche scarsa. Shelly, vabbè, dai, raga, Shelly c'è. Shelly, ovvio che la metto in metà superiore. Metà superiore. Allora, 8 bit. 8 bit sarebbe fortissimo, cioè metà superiore, però io lo metterei su incoerente, perché appunto è il brawler più lento del gioco, quindi secondo me non è tanto equilibrato. Allora, Ringhio, io mi piace come brawler ed è anche abbastanza forte, quindi io lo metto su equilibrato, dai. Equilibrato perché con la Star P anche che permette agli alleati vicino a lui di recuperare salute e di aumentarla è troppo OP. Carletto, vabbè, Carletto col gadget veramente OP, quindi ovviamente livello più alto, meta superiore. Allora, Ems, anche lei ovviamente meta superiore, perché appunto da lontano shotta chiunque, letteralmente. Allora, il primo con il nerf non è molto in meta, quindi io lo metterei su debole. Me è debole. Anche perché non è un brawler con cui riesco a scalare, quindi debole. Gelindo, anche lui su debole, perché non mi fa impazzire. Byron è un brawler che mi piace tanto e appunto l'ho sbloccato da poco e secondo me è abbastanza forte anche per il suo raggio d'azione e quindi lo metto in forte. No, no, sì, forte, forte. Poi il nostro genietto carino carino non l'ho ancora sbloccato, quindi non so, però da quello che ho visto io lo metterei su scusate raga, lo metterei su incoerente. Allora, Corvetto, che è uno dei miei brawler preferiti, secondo me è abbastanza forte e quindi lo metterei appunto su forte. Stu, raga. Stu è uscito, cioè non è molto meta come una volta perché con il nerf, però diciamo che non è neanche scarso, quindi lo metterei su equilibrato. Pam secondo me è molto forte, quindi io la metto appunto su forte perché ha una capacità di cura fantastica, soprattutto quando è maxata. E perché appunto se Pam colpisce gli avversari, sì, gli alleati si rigenerano la vita. Scusate, raga, oggi ho un po' di tosse, non so perché. Allora, Maxine non l'ho ancora sbloccata, ma io la metterei su equilibrata. Sì, dai, equilibrata. Energetic. Energetic, io lo metterei su forte, raga, perché secondo me se lo merita. Energetic è fortissimo, soprattutto quando si trasforma e quindi così. Allora, Colt, anche lui uno dei miei brawler preferiti, con la seconda Star P è fortissimo e secondo me si merita equilibrato, dai. Ambra, inutile dirvi,
Vabbè, inutile dirvi, meta superiore. E aspetta, quanti minuti siamo? Siamo a 5 minuti. Direi di non farli tutti oggi perché sono troppi, appunto. Stecca. Stecca se lo sai usare è fortissimo, quindi lo metto su. Su forte. Su forte. Allora. Bull non mi fa impazzire, quindi io lo metto su debole. Debole, debole. Anzi, no, lo metto su incoerente perché col gadget si salva un po'. Quello lì che gli fa fermare la carica. Frank, Brawler che ho sbloccato insieme a Byron. Forte, per carità, però secondo me, visto che spara un po' lento, io lo metto su incoerente. Jackie, mi dispiace raga, ma io la odio e quindi la metto su inutile. Perché sulla giudizione non riesco letteralmente a avvicinarmi agli avversari. Squeak secondo me è un brawler abbastanza forte, però non sbroccato, quindi lo metto su incoerente. E l'ultimo brawler, magari facciamo che è Sandy, con il gadget veramente entrato in meta. Adesso un po' meno, però all'inizio lo era, quindi con il gadget io lo metto in magari sì, dai, forte. Lo metto su forte. E niente, raga, questa è la prima parte della classifica dei brawler. Vi faccio un po' rivedere. Ok, e faremo la seconda parte in cui faremo tutti gli altri brawler. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga.